È iniziata oggi la Tirreno Adriatico di ciclismo con la cronometro di Camaiore, successo di Filippo Ganna davanti a Remco Evenepoel e Tadej Pogačar. Sono finiti staccati gli abruzzesi Cataldo e Ciccone. E questa mattina è stata presentata la frazione che giovedì arriverà a Bellante, tappa che partirà dalla Cascata delle Marmore. Il sindaco Giovanni Melchiorre è l'ideatore della tappa e consulente allo sport è Luigi Di Giosia. Appuntamento a giovedì, tutto pronto o quasi tutto pronto, nel senso che stiamo ancora abbellendo i nostri borghi attraverso il contributo di tanti volontari. Giovedì pensiamo di poter ospitare un arrivo di tappa veramente bello anche sotto il profilo sportivo, e noi siamo pronti, ce l'abbiamo messa tutta e siamo contenti di aver portato a casa un risultato così importante come un arrivo di tappa della Tirreno Adriatico. Tutto pronto, appuntamento a giovedì, manca poco. Mancano 2 giorni, finalmente siamo pronti per fare questo grande evento qui a Bellante. Penso che noi ce l'abbiamo messa tutta per poter rendere le cose in modo che siano accoglienti e che siano sicure, e speriamo di fare veramente una bella figura. Che tappa ti aspetti, Luigi? Una tappa durissima, perché è una tappa comunque di 202 km, 3050 metri di dislivello, di cui 2000 i primi 80 km, e sarà una tappa secondo me molto frizzante.